22 anni sono tanti, ma non abbastanza per cancellare una ferita che ha segnato per sempre la storia di Salerno e della Salernitana. Il 24 maggio 1999, la città, dopo aver perso sul campo di Piacenza quella Serie A che mancava da 50 anni, faceva i conti con una tragedia immane. Nella galleria di Santa Lucia, a pochi chilometri dalla stazione di Salerno, fu appiccato un incendio nel treno che riportava a casa 1500 tifosi della Salernitana. Le fiamme provocarono decine di feriti e soprattutto la morte di Vincenzo Lioi, Ciro Alfieri, Simone Vitale e Giuseppe Diodato, quattro giovanissimi cuori granata. Da quel giorno tutta Salerno porta addosso i segni di quella tragedia. È tutti i giorni così, non solo oggi. Oggi perché è l'anniversario. Io ribadisco sempre a tutti i ragazzi: andate in pace, tornate in pace. Dalla partita si torna senza voce, ma non senza vita. Posso chiedere cosa ricorda di quegli istanti? Io non ricordo niente. C'è mia sorella che più o meno sa qualcosa. La mia mente non c'era. Dopo 2 anni mi sono ripresa, più o meno. Raffaele Fortunato, 22 anni fa, caposquadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, tra i primi ad intervenire alla stazione in quel maledetto 24 maggio, sì. Che ricordi? La nostra giornata era iniziata benissimo, erano le 8.20, 8.30, facevamo gli accordi di routine per il controllo delle autovetture. All'improvviso arrivano delle richieste di incendi di autovetture, perché la gente dai palazzi circostanti vedeva innalzarsi all'interno della stazione delle grosse nuvole di fumo nero. Io ero di caposquadra di partenza, salimmo sull'APS e ci avviamo verso la stazione. Nel frattempo la centrale fece intervenire anche il distaccamento città, che sta a nord di Salerno, che stava un po' più vicino. Man mano che ci avvicinavamo alla stazione, io vedevo gente che correva per la strada. Più ci avvicinavamo alla stazione, più c'era gente sfollamento, che dava l'impressione di un qualcosa, che la gente aveva paura, stava succedendo qualcosa, fino a quando la centrale via radio mi ci avvertì che non si trattava di incendio di auto, ma aveva preso fuoco un vagone del treno. Arrivata nella stazione, il distaccamento città era arrivato un pochino prima di noi e aveva iniziato a fare le mandate per lo spegnimento di questo vagone, che non sapevamo ancora che all'interno c'erano delle persone. Il macchinista, bravissimo, c'è da dire questo, ha salvato 1500 persone, perché quando è scoppiato l'incendio in galleria sono stati tirati i freni di emergenza. Il macchinista, resesi conto che fermandosi sotto la galleria sarebbe successa una catastrofe, cioè tutta la gente sarebbe morta per il fumo, per l'incendio che si sarebbe sviluppato all'interno di una zona stretta, sferragliando e poi tirò con tutta la sua energia il treno fuori dalla galleria, e quindi c'era questo vagone in fiamme. Arrivato sul posto, visto che già c'era una squadra che stava operando per lo spegnimento, pensai come idea: ma fa che si è lanciato qualcuno nella galleria? E quindi io con la mia squadra, prima di dare una mano, che già stavano lavorando per lo spegnimento, mi avviai nella galleria per vedere se c'erano delle persone. E come infatti ci stanno 4-5 persone che debbono ringraziare questo intuito che abbiamo avuto, perché nella galleria c'erano 4-5 ragazzi che si erano lanciati dai finestrini e erano feriti sul tracciato della ferrovia. Poi successivamente a distanza di qualche dopo tempo saliti a bordo del convoglio, immagino. Dopo aver recuperato questi ragazzi all'interno della galleria, che sarebbero morti perché la galleria era piena di fumo, io all'ultimo ragazzo mi sono tolto la maschera e gli ho dato l'aria, perché il ragazzo non riusciva più a respirare. Abbiamo atteso che ci venivano a prendere poi nella galleria, perché il ragazzo stava abbastanza lontano dall'entrata, stava finendo l'aria e ci siamo messi in una zona franca dove c'era una bolla d'aria che si poteva respirare.
fatto questa operazione di salvataggio di questi ragazzi, siamo usciti e abbiamo saputo che all'interno del vagone c'erano dei morti. Non si conosceva il numero preciso. A quel punto, insieme al mio collega Ciro Daniele, capo squadra pure lui, sono salito sul treno e subito abbiamo riconosciuto il primo ragazzo, che era un vigile del fuoco, Simone, che stava abbassato su questi ragazzini con l'intento di prenderli, di salvarli, però purtroppo è rimasto ammazzato dal fumo che si era, dai fumi tossici che purtroppo nell'incendio si sono sviluppati, perché la gomma piuma, la plastica e tutti quei materiali che c'erano nel vagone producevano acido cianitrico, e quindi se vai senza protezioni, dopo due o tre boccate sei costretto o a rinunciare, a scappare, o rimani perché perdi i sensi e poi ti bruci. Ma in effetti le persone morte sono morte per l'inalazione del fumo tossico. Le chiedo, poi ci sono stati anche dei successivi, immagino, accertamenti, dei rilievi. Voi che idea vi siete fatta di questo treno fuori controllo che poi è arrivato praticamente in fiamme uscendo dalla galleria di Santa Lucia? Allora, le indagini hanno potuto accertare che fosse, diciamo, volontariamente, cioè con fogli di giornale, diciamo. Però io dico che nonostante, voglio dire, c'è stata un'imprudenza in questa cosa, è la poca conoscenza degli eventi che si sarebbero sviluppati, perché sa, è capace che loro, dice, facciamo un po' di fumo, e non capivano che quando poi incomincia a bruciare dei materiali e tu sei lì presente, subisci tu per prima conseguenza, voglio dire, questo avvelenamento istantaneo che ti rimane sul posto. E poi ovviamente, una volta che non si combatte l'incendio, che l'incendio si propaga, rimani anche bruciato nell'incendio stesso. Un'ultima cosa, nell'arco della sua carriera io immagino che abbia avuto tante esperienze, ma forse questa è quella che l'ha segnata di più. No, veramente questo, diciamo, è un monito per tutti i tifosi, che è una cosa che non deve capitare mai più, perché la squadra va in Serie A, poi potrebbe andare in Serie B, poi risale in Serie A, cioè i giocatori cambiano, ognuno ha le sue esigenze, la vita è una sola, quando l'hai persa è finita. Allora il tifoso si deve concentrare che si può fare tutto nella normalità, senza esagerare, perché quando esageri poi paghi pure delle conseguenze che non ti aspetti, perché è capace che su quell'argomento non sei nemmeno molto preparato sotto l'aspetto io incendiamo la carta, che cosa produce questa carta? Incendiamo la plastica, che produce la plastica? Dovresti conoscere anche, voglio dire, i problemi che ci sono dopo, le conseguenze che ci sono dopo su queste cose. Fare il tifo, ma sempre nei limiti della sportività, cioè, uno si può pure arrabbiare, tutti i tifosi si arrabbiano quando la squadra perde, però dopo, il giorno dopo, un altro giorno. Non può essere una partita a mettere in palio la vita. Certo, no, non esiste proprio, anzi. Noi tutti gli anni ci ricordiamo di questi ragazzi che per la passione del calcio hanno perso la vita. Oggi non si godono la serenità in Serie A. Se non era successo questo fatto, stavano pure loro sullo stadio. Quest'anno, con il ritorno in Serie A dei Granata dopo 23 anni d'attesa, la città di Salerno ha rivolto un pensiero in più ai suoi quattro angeli, volati in cielo proprio dopo l'ultima sfida nel campionato di massima serie. Comune, Salernitana e tifosi hanno deposto sulle tombe dei quattro tifosi fiori, un fascio di rose bianche e una ghirlanda di rose a forma di A, mentre nel centro storico è stata dedicata una scenografia a Simone, Peppe, Ciro ed Enzo. Sabato scorso c'è stato proprio nel centro storico un momento dedicato ai quattro ragazzi e a tutti quelli che
che tifavano per la Salernitana la guardano da una posizione privilegiata. Io l'ho vista anche che era tra i tifosi. Cosa ha provato? Mi hanno portato. No, mi hanno abbracciato. Loro sono tutti amici di Enzo, che sono cresciuti insieme e hanno sentito questa cosa, lo fanno tutti gli anni. Questo club sta al centro storico, centro storico Saleno 03, e hanno fatto questa manifestazione in onore dei ragazzi, per i bambini hanno fatto la festa. Loro stanno tramandando questa cosa ai bambini, perché loro dopo saranno più vecchiarelli e non potranno fare niente, e stanno educando i bambini contro la violenza e contro tutto. Vedo anche una lettera, la Serie A, quella che la Salernitana ha riconquistato e ha voluto, anche oggi lo ha rimarcato, dedicare a suo figlio e a tutti i tifosi della Salernitana. Cosa ha provato in questi giorni, in questo periodo? Emozione, dolore, ricordi di quando andava alla partita, è una cosa... non lo so. Comunque ringrazio tutti quanti, perché ogni anno in tutti i quartieri di Salerno ci stanno striscioni dei ragazzi che ricordano, hanno acceso i fumogeni, mi hanno mandato tutti i messaggi con i video. Io li ringrazio di cuore, veramente, non lo devono dimenticare mai, mai mai. E purtroppo sono ricordi che uno non può mai dimenticare. E purtroppo, diciamo, le promozioni si ricordano, però quando succedono questi drammi è difficile, e ogni volta che veniamo qui sopra per noi è sempre un giorno tristissimo, anche perché poi negli ultimi tempi ci ha lasciato un altro tifoso, Loris, che nel giorno dei festeggiamenti della Salernitana purtroppo ha perso la vita, e questo ci lascia sempre un dolore immenso. Cosa ricorda di quel giorno, la partita, il viaggio, la notizia che arriva a Salerno, una città che diventa di ghiaccio praticamente? Sì, noi eravamo presenti a Piacenza, dopo purtroppo la retrocessione siamo ritornati a casa, e poi la mattina purtroppo il passaparola di questo tragico incidente che era successo ha mutato lì una città intera. E niente, noi eravamo presenti lì a Piacenza, c'era prima della partita, c'erano tanti ragazzi, tanta euforia, c'era una giornata davvero stupenda, però poi alla fine si è rivelata una giornata triste con queste morti che purtroppo non dovrebbero succedere assolutamente. La Salernitana, il comune, tutti hanno voluto dedicare questo traguardo della promozione in Serie A ai quattro angeli granata, ma soprattutto a quanti hanno vissuto con la Salernitana nel cuore e adesso la guardano da una posizione privilegiata. Sì, come dicevo prima, oltre ai quattro ragazzi in comune, noi omaggiamo tutti quelli che ultimamente ci hanno lasciato, Loris, Fulvio, ma tanti che negli ultimi mesi ci hanno lasciato. È sempre triste ricordarli, perché rimangono sempre nel nostro cuore, rimangono tifosi della Salernitana e ci guardano dall'alto per portarci sulla strada giusta. Un messaggio da condividere, raccontare e tramandare affinché non ci sia mai più un 24 maggio e affinché nessuno possa più perdere la vita per una partita di pallone.